L'esercito del futuro, il ricordo di quello del passato. A Trani, nella caserma Lolli-Ghetti, sede del 9° Reggimento Fanteria Bari, dove si celebrano i 107 anni dai cosiddetti fatti d'arme. Era il 24 ottobre del 1915, durante la Grande Guerra. Si combatteva la battaglia dell'Isonzo sul Monte San Michele. I bianchi fucilieri opposero un'eroica resistenza al nemico. Il drappo tricolore, macchiato del sangue del gruppo Bandiera, fu colpito da una granata. Si fa memoria a Trani, serve ai più piccoli che studiano come l'estremo sacrificio di quei soldati non sia stato vano. La bandiera di guerra del reggimento è medaglia d'oro al valor militare, insignita anche dalla Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia dal Presidente della Repubblica. Una storia antica, quella del reggimento di Trani. Dal 1734 ha partecipato a tutte le campagne di guerra più importanti della storia d'Italia, oggi impegnato in operazioni nazionali ed internazionali per il mantenimento della pace. Con gli altri reparti della Brigata Pinerolo partecipa al progetto di digitalizzazione e innovazione denominato Forza NEC per aumentare la competitività tecnologica dell'esercito italiano. Il soldato del terzo millennio è già realtà.